Ciao ragazzi, da tanto che non faccio video, almeno 12-13 giorni, perché ho avuto le mie vicissitudini, quindi non ho fatto più niente. L'altro ieri sono andato al centro commerciale e ho comprato un Samsung A13 di fascia medio-bassa. Perché io prendo sempre fasce medio-basse, non era per me, era per mia moglie. E quindi l'ho preso. Mi hanno praticamente fatto il bigliettino. Sono andato all'Euronics, quindi fanno l'acquisto già, diciamo, tramite terminale. Poi vai alla cassa e vai a pagare, insomma. Poi sono andato praticamente a pagare e sono ritornato per prendere questo smartphone che era ancora a scatola chiusa. E poi l'impiegata mi dice: ma voi l'avete il cavetto? Avete l'alimentatore? E io ho risposto: no. Perché non lo porta l'alimentatore, lo smartphone, è abituato ad avere gli alimentatori già inclusi, addirittura c'è in certi casi anche le cuffie. E no, dice, non porta l'alimentatore, un Samsung. Ho detto, vabbè, me lo può dare, dice, quanto costa? 15 euro. E abbiamo preso, io e mia moglie, l'alimentatore. Ma poi arrivando a casa, l'alimentatore che... Praticamente c'era la chiave, scusate, lo spinotto che va nella presa della casa. C'era questo, praticamente l'USB-C, che è praticamente un USB particolare, e ce l'ha la Samsung, cioè non è adattabile a tutti gli altri cellulari. Quindi quello vecchio che magari c'ho per lo... Xiaomi, cioè non va bene per questo, e neanche l'Alcatel, abbiamo anche altre queste altre marche. Addirittura c'è un Samsung un po' vecchiotto, un J3, e lo spinotto USB-C era completamente diverso. Io mi stavo affidando al vecchio Samsung che avevo conservato, ma neanche quello andava bene. E quindi a me serviva, diciamo, anche questo cavetto con non tutte le due facciate uguali, come questo. Non so se riesco a inquadrarlo, ecco. Ma le due facciate identiche. E praticamente non c'è da fare niente per quanto riguarda il collegamento al computer. Quindi ci voleva praticamente un lato USB per il computer. 2.0 o 3.0 e con appunto quello che va verso il telefono, perché in certi casi o collego col Bluetooth i dati, diciamo la linea dati la collego al Bluetooth tramite Bluetooth col computer, e certe volte non neanche va bene, dipende dal computer e dal sistema operativo. Non sto qua a dilungare, insomma, ci sono sempre dei problemi. Mi dava problemi con la connessione, facevo connette, niente da fare, né con Windows 11 e neanche con Ubuntu. E ho dovuto fare un ponte tra telefoni, cioè ho preso un altro telefono che era l'Alcatel con il suo cavetto che andava al computer, e l'ho collegato via Bluetooth con il telefono nuovo, il Samsung. Si sono collegati. Quello il Samsung dava la linea e l'Alcatel senza SIM con la linea prodotta dal Bluetooth del Samsung andava ad alimentare la linea al computer, e così mi sono collegato. Ora sono uscito, sono andato al mercatino e c'era un africano che c'ha un po' tutte queste cose. Appena ha visto il cellulare, già mi ha dato, diciamo, il cavetto, che è questo di qua, dove c'è praticamente l'USB, c'è l'USB
con l'altra facciata che è USB-C, USB 2.0 e USB-C. E questa è adatta per il Samsung. Ecco qua, è adatta per il Samsung. E l'ho presa dall'africano. Quindi praticamente ho comprato un Samsung che è una marca, la migliore per quanto riguarda Android, almeno io mi ricordavo che era il migliore. A quanto pare sia un po' uniformato all'iPhone, che ci vogliono tutte cose particolari, insomma, sei costretto a comprare vari pezzi per far funzionare questo telefono. Addirittura me lo stavano vendendo, se non mi faceva la domanda l'impiegata se io avevo l'alimentatore, cioè me ne andavo con un telefono nuovo senza poterlo utilizzare, cioè non potevo neanche caricarlo. E questo è il mercato che c'è ora. Io mi ricordo i vecchi tempi, insomma, c'era un'assistenza abbastanza professionale, compravi il prodotto però già funzionante, tutto a posto, ti davano quello che serviva. Ora invece se non glielo domandi tu, te ne vai tranquillamente convinto che nella confezione ci sia tutto, invece non c'è niente, c'è solo il telefono nudo e crudo. E quindi ho dovuto comprare, diciamo, questo cavo così. Il cavo mi è costato 5 euro. Poi ho dovuto comprare anche la cover di gomma, perché il Samsung A13 è come una saponetta, è molto liscio, è lucido addirittura. Nel video vi faccio vedere anche com'è fatto. E ci sono colore bianco, nero e qualche altro grigio, mi sembra, e giallo. Ed è praticamente grip non ne ha, cioè vi sfugge dalle mani come una saponetta bagnata, ed è molto, diciamo, facile che cada per terra. E ho comprato una cover trasparente perché è bianco, e quindi l'ho adattato al colore per non perdere quel colore bello bianco che c'è. Ora penso che nel filmato stiate guardando. Nel filmato del computer state guardando questo telefono, le angolazioni, insomma, come è combinato, e niente. Quindi il Samsung mi ha costretto a comprare i vari pezzi, io questo non lo sapevo. Quando invece ho comprato lo Xiaomi, insomma, tutti questi problemi non li ho avuti, e dire che pensavo che era una marca inferiore. E anche addirittura l'Alcatel era ancora più equipaggiato ed è risultato forse il migliore dei tre telefoni. Ma purtroppo poi la batteria col tempo è quella che fa togliere il cellulare e comprarne un altro, perché altrimenti neanche compravamo quello nuovo. Va bene, questa è la novità. Ho comprato questo telefono. Questo cavetto che ci voleva per collegare, invece di fare col Bluetooth, collegare direttamente con un cavetto il telefono. Va bene, perché c'era addirittura l'alimentatore, ve l'ho detto, insomma, ho raccontato tutto. Quindi quando andate in un centro commerciale, c'è Euronics o che so, Media World, qualche altra cosa del genere, state attenti perché vi vendono il telefono senza niente, arrivate a casa e poi neanche lo potete ricaricare. Che poi sapete, per configurare uno smartphone ci vuole del tempo, e poi magari si scarica e non riuscite più a configurarla, dovete aspettare l'altro inizio settimana per andare a comprare i cavetti, l'alimentatore, insomma, tutte queste cose. Un saluto a tutti dal mio canale. Ciao ciao.